Ciao, sono Majo. Per la rubrica vi porto a capire se un gioco è da acquistare, mettere in wishlist per migliori momenti o da ignorare, andremo a vedere Birth, un gioco molto particolare. Birth vuol dire nascita, e quindi la nascita di cosa? La nascita di un amico, nel senso che ci sentiamo soli e vogliamo costruirci un amico fatto di pezzi d'ossa. Sì, è un po' tetro, un po' strano, lo stile grafico è molto particolare, ma vi assicuro che è molto rilassante. È una serie di puzzle da risolvere molto molto interessanti e carini, quindi ce lo andiamo a vedere. Allora, abbiamo una musicassetta direi infilata dentro, così a occhio, anche senza istruzioni né tutorial. Ok. Qua c'è che non va. Ah, ok, devo alzare di più. Va bene, va bene. Tosta pane, ci facciamo il toast. Direi che stiamo preparando la colazione, così a occhio. Ecco, ora diventa più difficile, cos'è sta roba? Ah, possiamo personalizzare il nostro... bellissimo avatar, direi così a occhio. Collarino. No, troppo allegro no, eh. Sia mai. Questi che è? Ah no, la corona. Che simpatico. Ma bianco è bellissimo. Ok, abbiamo creato il nostro personaggio. E ora che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere le formine nel punto giusto? Le città affollate mi riempiono di solitudine. Costruirò un corpo. Come costruirei un corpo? Vuol dire costruire un corpo? Una creatura? Ma che intendi? Un assortimento di ossa. Un cuore caldo e umido. Che mi faccia compagnia. Ma come? Come puoi fare una cosa del genere? Ok, abbiamo rifatto una colonna vertebrale. E? Nel senso stretto del termine vuoi creare qualcuno? Fammi capire. In che modo? Ok. Possiamo tirare giù qui. Qui c'è delle ossa, un banco da lavoro. Ok, qui è dove eravamo. Ok, ho capito adesso. Il richiamo. Se siamo noi, immagino ancora personalizzabili. Ok, e usciamo dalla porta. No, città. Dobbiamo cliccare lì probabilmente. Andiamo in città alla ricerca di persone. Voglio le monetine, noi monetine non ne abbiamo e quindi dobbiamo tornare indietro. Torniamo in città. Le monetine no. Farmacia. Ok, lui sta pensando a questo barattolo. Noi quel barattolo ovviamente non lo abbiamo. Però... dobbiamo far sì che questo si rovesci. Ok. No, non volarli via. Meno. Mangio anche meno. Bravissimo, tutti dentro. E poi? I sassolini. No, non devo buttare via nulla. Non devi buttare via nulla, Majo. Majo, non buttare via nulla. Bravissimo, così si fa. Vai sassolini, scendete. Ok. E questo lo rimettiamo a posto. Poi ci serve altra roba che non abbiamo. Però intanto lui sta pensando a questo. Non ci basterebbe un tappo per questo? No? Credete, mi sto facendo veramente molta fatica a capire qualunque cosa nel mondo in questo momento. Non sto capendo niente. Oh mio Dio, lì sarà da far cadere... ah, ok, così. E ciao. Ok. Ah, invece forse va proprio bene quello che sto facendo. In maniera totalmente casuale, sta andando tutto bene. Oh no! No, anche di qua me l'hai raggiunti, ti odio. No, riprenditi. È difficilissimo sto gioco. È il gioco della pazienza. Ok. No, devi girarti. Ok. No, perché l'ho lasciato? No! Ah! Questi puzzle game. No! C'ho la pazienza dei santi ci vuole. O dei sardi, non lo so, una delle due. Oh, si prende più ora.
Vai, rovesciati come solo tu sai fare. Vabbè, allora sei uno stronzo. Vediamo se lo riesco a riappare al volo. Forse che la vita l'ha fatta. No! Ah! Mi odio. Basta, voglio uscire dalla farmacia. Voglio vedere cosa c'è di altro nel mondo. Via dalla farmacia. Voglio andare a vedere il mondo. Voglio viaggiare. Voglio esplorare. Voglio conoscere. Voglio capire cosa sto giocando. Cosa devo fare? Che niente mi è chiaro fin dall'inizio. Tutte le ossa a vista. È tetrissimo sto gioco. No, si può piegare, questo si può toccare. Oh, possiamo farle esplodere? E? A che pro tutto ciò? La monetina per il telefono! La monetina per il telefono, raccattala! Abbila! Prendila! Senta, Tomà. Beh, ce l'abbiamo la monetina? Ce ne frega delle ossa, noi abbiamo le monetine. Andiamo al telefono. Chi chiamiamo con la monetina? Chi chiamiamo? Vieni qua. Pronto? 6459. Bene. Sono felice di sapere 6459. Grazie. E a che pro tutto ciò? 6459. Bene. Ricordiamocelo. Appartamento di estranei. No, direi ora proprio di entrare in un appartamento di estranei. Anche non me la sento. Parliamo con questa nostra nuova amica. Una chiave. Due puntini. Bella. Torta. Croissant, mamma. Ok, è tutto molto inquietante, anche se non ci capisco niente, mi inquietano un po'. Sono bar, ma c'è il bar. C'è il classico hipster, ovviamente, con il portatile, che è una mela, stilizzata, ma è sempre una mela. Ok, possiamo disfarci di questa cosa e creare un occhio. Ok, adesso abbiamo un occhio. Ci servirà da qualche parte, sicuramente, l'occhio. Al momento non abbiamo valutato. Con la monetina? Sassi, voglio l'occhio io. Fino a che non... Voglio l'occhio. Accatta l'occhio. Abbiamo un altro occhio. Sto facendo la collezione di occhi. Qualcuno serviranno sti occhi, no? Tipo a noi. Ci servono a noi? Organi. Gli occhi no, non contano. Si fa senza noi. Vabbè. Ti do degli occhi? Sei contento? No, non gliene frega nulla degli occhi. Questo sì è un collezionista di occhi. Palesemente un collezionista di occhi, dai. Ne manca uno. Glieli potevo rubare? No, posso anche riprendermi quello mio, voglio l'ossa. Ah, se gli do tutte le occhi. Se gli do tutti gli occhi, alla fine mi darà l'osso che c'è lì, che è una cosa che mi serve. Allora, questi sono i vari simboli per impazzire. Ok, monetine, denti e via dicendo, si fa queste cose qua. Ok. Quindi, per fare quel simbolo lì che sembra una specie di accetta, che non c'è, questa qui serve dente e ragno. O ragno e dente. Ragno e dente. No. Che vuol dire? Basta. Una tazza piena di punti interrogativi, vai. Basta. Grazie. Ok. Non ho neanche i colori che tornano, però non vale così. Guarda, sì. Dov'è la cornice? Dov'è la parte alta? Eccolo qua. Poi ci va questo? No, tra più in giù. Questo va qua. Poi un altro pezzo è questo. Parte destra è questa. Questo va messo qua. Questo va qua. Qua. Questo va qua. E per finire questo va qua. E mo? Tutto molto bello, ma... cosa cambia nel mondo? Ah, cambia, adesso abbiamo questi colori. Quindi adesso che l'abbiamo acceso, probabilmente... ok. Ragno. Possiamo volare via, sì. Allora, voglio un ragno. Basta, un po' di ragni, non troppi. Un pochino e basta. Un po' di denti, ci fanno sempre buono. Fanno bene al tartaro. Un occhio. E
a questo punto andiamo dal tizio che fa la collezione di occhi, ne mancava giusto uno e ci cagherà quel... Oh, finalmente, finalmente abbiamo un osso, qualunque osso sia non ci interessa, ma è un osso. Insomma, fondamentalmente dovremo fare a pezzi, però nel senso buono del termine, un nostro amico in ossa e ossa, perché la carne non c'è, però in ossa sì, lo possiamo fare. Questo è l'andazzo di questo gioco e spero che questo breve video vi sia servito a capire se merita o meno il vostro acquisto, di essere messo in wishlist in attesa di momenti migliori, magari di saldi, o di essere ignorato perché magari troppo strano o non nelle vostre corde. Spero appunto che il video vi sia piaciuto, se no ci vediamo nel prossimo. Ciao!